Luca Gianfrancesco, ha senso ancora dopo 70 anni trattare dal punto di vista cinematografico queste cose? Il tema è quanto mai attuale, visto che ci sono nazionalismi, populismi, fascismi e nazismo che in qualche modo in Italia ma in Europa rialzano la testa, oggi più che mai è importantissimo ricordare questi fatti, fatti di una gravità assoluta cancellata dalla memoria collettiva del nostro paese. Luca Gianfrancesco è l'autore e regista di Terra Bruciata, un film sulle atrocità naziste, in particolare sulla deportazione di 1000 giovani da Rocca Monfina nell'Alto Casertano. 7 di loro, in realtà un solo sopravvissuto più i parenti, sono stati insigniti questa mattina in prefettura a Caserta e abbiamo ascoltato la figlia di uno di loro e il nipote, che è anche il sindaco di Rocca Monfina. Allora, la prigionia ha lasciato grandi valori in mio padre, innanzitutto valori etici, e come l'altruismo, la responsabilità, il senso morale. Lui, che aveva visto la morte tutti i giorni, e non solamente la sua ma quella di tanti popoli che lo circondavano in quelle baracche, era un grande ottimista. Sono qui anche a ricordare mio nonno, che è stato tra i 1000 deportati a Dachau. È una medaglia che sa appunto delle loro sofferenze, di tutto quello che hanno sofferto, e oggi siamo qui a dire grazie a loro, a memoria eterna.